Giusto anche tu? Bellino, sì. Ah, beh, perfetto. E quindi niente, un mix di queste due cose. Io già a 9 anni ero in palestra con mia sorella, a 10 mi sono iscritta al mini volley a Legnano. Che poi ho fatto 18 anni lì a Legnano, facendo anche una selezione anche per delle giovanili, insomma un po' di esperienze, una anche internazionale, ho fatto il torneo Alpe Adria quando avevo 14 anni e poi sono rimasta sempre a Legnano per 18 anni e poi invece adesso gli ultimi 4 anni li ho trascorsi ad Albese. Perfetto. Quindi sono una che si affeziona, sicuramente. E tra l'altro, anche con grande passione, perché anche tu tutti i giorni ti spari quei 60. Infatti, se senti, mi sto muovendo adesso dal lavoro, ecco. Prendo la macchina tra pochissimo e vi faccio i miei 45 chilometri. 45 ad andare e 45 a tornare, giusto Anna? Esatto. Sì. Quasi un centinaio di chilometri al giorno, Anna, si fanno solo con con un comune denominatore, cioè una grande passione, giusto? Sì, assolutamente, confermo. Assolutamente sì. Ecco, sì. Quanto ha dato lo sport ad Anna Colonna? Ed eventualmente, Anna, che cosa ti ha tolto, se ti ha tolto qualcosa? Allora, vabbè, tolto, è chiaro che soprattutto negli anni adolescenziali, partiamo dalle cose che mi ha tolto, che però non sono così, poi parliamo di quelle che... Va bene, dai, che cosa ti ha tolto la pallavolo? Mi ha tolto un po' con gli impegni, tutti i weekend, gli impegni anche durante, non so, le festività, non uscivo con i miei amici, le mie amiche, ma no dai, non andare agli allenamenti, vieni con noi, le solite cose che solamente chi gioca ad un certo livello può capire, perché è chiaro che magari se uno gioca a livello amatoriale l'allenamento lo può saltare o comunque può non andare alla partita o all'appuntamento sportivo. Verga, confermi. Confermo, che l'allenamento non si può saltare. L'allenamento non si può saltare. Assolutamente. Esatto. Infatti. Invece, diciamo, il resto sono cose positive, perché ti insegna a relazionarti, a vivere in gruppo, a ragionare in gruppo, a capire quanto l'individualità all'interno di un contesto sia importante, ma... c'è una componente. E poi Anna, tu sei anche all'interno del gruppo, mi dicono, una trascinatrice, cioè è una peculiarità del tuo carattere questa, Anna, cioè di essere appunto leader, tra virgolette, passami il termine, è così? Non escludo che sia parte del carattere, ma credo anche che l'ambiente sportivo, pallavolistico abbia plasmato questa caratteristica, comunque magari l'abbia rinforzata in qualche modo. Quindi esatto, un pochino carismatica, ecco, diciamo così, sicuramente, anche perché poi, ecco, e come ci si sente a giocare con ragazze, non dico che possono essere tue figlie, assolutamente no, però comunque decisamente più giovani, allora, com'è il rapporto tra la veterana e la giovanissima, Anna? Allora, sai che è una cosa alla quale io non riesco a pensare, nel senso, allora, io sono sempre stata all'interno di un contesto, da piccolina, quindi ero la giovane, pian piano poi mi sono trovata a crescere, c'era sempre qualcuno più in là di me con gli anni e qualcuno un po' più indietro. E la difficoltà che io riscontro maggiormente in questa situazione è il fatto che non sappia più dare l'età alle persone, anche a quelle che incontro, cioè per me è molto difficile, perché poi lì siamo tutte in gioco, cioè al di là dell'età, quindi una persona che ha 20 anni, 18 anni può chiaramente magari fuori avere degli atteggiamenti più, passatemi il termine, meno maturi o comunque un pochino più infantili, però se in campo ci crede può dimostrare molto, molto carisma anche, cioè, in campo. Quindi, può essere anche una ragazzina che ha carisma, tutto sommato. Certo, assolutamente, comunque determinazione o costanza, cioè ci sono delle persone magari molto giovani che sbagliano tanto, comunque rischiano di non avere una costanza nell'attenzione o nella determinazione. Ti senti da questo punto di vista, e anche qui, attenzione, non prende un po' più mamma rispetto a ragazze che possono appunto essere molto molto più giovani, insomma. Sì, in effetti ogni tanto mi sento un po' più mamma, perché sento che magari... Non è una cosa negativa, Anna. No, assolutamente. No, dico, me ne rendo conto quando magari sento qualcuno che, non so, si lamenta per certe cose che...
se tu però li riesci a vedere da una visione più alta, non sono così importanti poi per il risultato finale di tutto il contesto. È chiaro che magari forse uno all'inizio pensa più singolarmente, cavoli non gioco, cavoli sono entrata e non ho attaccato e quindi non ho fatto punto, però magari hai fatto una difesa che io posso capire era fondamentale in quel momento e ti dico tu hai dato un contributo in questo modo senza che ci sul tabellino ci sia il numero uno come punto, però la persona in oggetto magari non riesce a capirlo perché ha una visione più meno alta e quindi esatto, più da singolo, è tutta lì la differenza secondo me. Allora, e quindi ogni tanto nei discorsi mi rendo conto di essere un po' più mamma. Puoi restare ancora solo un paio di minuti al telefono, sì, ce la fai. Sì, dai. Perfetto, dai. Intanto due domande anche con l'altra ospite che è venuta qua a trovarci in studio, che è appunto il capo allenatore della Como Nuoto. Siete, ho detto prima, due donne grandi, importanti, che avete fatto tanto, state, Anna ha giocato da tanti anni, anche tu Verica, quanti anni hai fatto sport, nuoto agonistico? Io ho iniziato a 3 anni, nuoto agonistico. Tre anni? Sì, in piscina. Ecco, questa, vissuta in piscina. Questa è una acquatica, insomma, non posso definire. Ah, sei, inizi a fare più o meno l'agonismo, quindi io ho smesso a 21 quando ho fatto mia figlia. Ecco, no, perché in effetti me lo stavi dicendo, tu sei diventata mamma giovane, a 21 anni. A 21 anni, come... No, è capitato. Senza offendere, però è capitato. È successo. Una bellissima, è successo nel senso, caso. Nel senso che non lo cercavi la figlia. No. È successo. Però... Sì, io ho una figlia di 18 anni. Ecco, tu sei molto giovane, però hai una figlia comunque di 18 anni. Sì. Quindi com'è il rapporto mamma-figlia? Tra l'altro fa sport. Allora, lei ha nuotato fino a 3-4 anni fa. Mi piacevo, ho cercato di cambiare sport, ma non ci sono riuscita. Le ho fatto fare danza, tennis, cercando di non fargli fare nuoto, invece... E adesso mi aiuta con i piccoli. Studia, va in quarta superiore, però... mi aiuta con i più piccolini. Ecco, beh, tutto sommato c'è un po' di DNA nella famiglia, ovviamente, sì. Ma con la mamma che ha nuotato tantissimo prima, adesso è capo allenatore e sei costantemente in piscina, no? Verica, sì, sostanzialmente. Sì, io vivo tu, in piscina, esatto, quindi... da lunedì alla domenica. Esattamente. Vita privata? Vita privata, hai pochissimo tempo. Pochissimo tempo, cioè io ho forse 5-6 domeniche. E allora quello che dicevo prima ad Anna Colonna, quanto ti ha tolto Verica lo sport? Qualcosa ti ha tolto sicuramente, o sono più le soddisfazioni che tu hai portato? Io per adesso ho più soddisfazioni che quello che mi ha tolto. Mi toglie, oggi voglio andare a sciare, non volevo allenare, ho detto ma mi piacerebbe andare a sciare, però non mi si... to... no non si può. Okay. Mi toglie i fine settimana dove uno va, che so, al mare, come pesce, io invece sono chiusa in piscina anche 12 ore, con tante soddisfazioni. Quindi, allora, più soddisfazioni che rinunce, giusto, Verica? Sì, è anche forse un modo di vivere che ormai mi sono creata, nel senso che io viaggio molto e mi piace. So con tanti allenatori, mi confronto, quindi sempre in mezzo alla gente, quindi mi toglie, ma mi dà tante altre cose. La rifaresti la scelta, sì, di fare l'allenatrice di Sanè, assolutamente sì. Adesso un'altra, un po', facciamo anche qualche altra domanda anche ad Anna, così per poi la salutiamo ovviamente, ma oggi dicevo, due bellissime donne protagoniste di Pianeta Donna, la nostra rubrica del mercoledì. Anna, innanzitutto, quanto conta la scaramanzia? Sei scaramantica tu? Anche tu scaramantica? Tantissimo. Vabbè, ma è insito negli sportivi, io quelli che dicono non lo sono, non ci credo, avranno qualcosa. Non è no, Anna, non è sempre così, dai. Allora, e qual è il tuo rito scaramantico maggiore? Poi sentiamo quello di Verica. Ma non ce n'è uno, ce ne sono tanti, faccio sempre le stesse cose, magari, non lo so. Lo sai, quelli degli elastici te l'avevo già detto, magari ho sempre gli elastici per la partita, oppure prima della partita, se giochiamo in casa, vado a far merenda nel bar del mio fidanzato. Quindi faccio merenda lì, o bevo il caffè, mi faccio dare la Red Bull, ce ne sono tante di cose.
Comunque sempre cerco di fare sempre quelle. Allora, siete due scaramantiche, sì. Due donne, due belle donne, ma due decisamente scaramantiche, sì, giusto? Sì. Assolutamente, superstiziose e un po' scaramantiche. Anche un gioco, eh. Quindi poi dici, se è andata bene una volta... Sì, metto la maglietta, quella lì, se no poi non la metto più. Le quindi, unghie verdi. Mostriamole alla webcam le tue bellissime unghie verdi che testimoniano grande femminilità. No, voglio dire, è una... Sì, sì, le unghie verdi portano fortuna. Tu, Anna, che colore le hai, visto che sei al telefono? No, io non, io me le mangio le unghie, non perché sono questo, perché non riesco a starci dietro, quindi preferisco mangiarmi, ma sono rovinatissime, Però mi dà fastidio le unghie, soprattutto perché al lavoro non sono molto... No, chiede Verica se non ti danno fastidio con la palla, poi... Appunto, infatti sì, per quello non le faccio crescere. Ah, quindi esatto, quindi preferisci mangiartele. Esatto. Gusti musicali di tutte e due, tu Verica, hai un artista, un cantante preferito? No, ultimamente mi piace una canzone di Fragola, quella... Lorenzo Fragola. Bravissimo. Adesso vediamo se il nostro regista... No, ne ho tante. Quindi. La trova. Tu Anna invece, musica? musica, a me piace molto la musica italiana. Musica italiana? E particolare, vabbè, direi che il mio cantante preferito è Vasco Rossi. Vasco Rossi. Però ce ne sono anche tanti altri, tipo anche Tiziano Ferro recentemente, mi piace moltissimo. Allora vediamo, regista, se riesce a fare un mix tra Lorenzo Fragola e Vasco Rossi. Lo so che ti chiedo troppo, lo so, però queste due protagoniste oggi forse davvero meritano. Prima di chiudere però, Anna, un'altra cosa, ovviamente qui abbiamo parlato pochissimo, come hai visto, di aspetto agonistico, ma direi che passa in secondo piano, anche se poi lo diciamo, giocate in casa sabato, lo diremo alla fine. Arriva poi un momento della vita di uno sportivo, Anna, dove magari uno fa anche un bilancio e dice, beh, adesso magari, che so, voglio far famiglia. Ti è arrivato questo momento? Sì o no? Allora, io sto insieme al mio fidanzato da 5 anni, quindi l'intenzione c'è. E se arriva quel momento, come si fa a decidere? Perché io credo che, Anna, la passione, poi alla fine, come tu hai detto, 22 anni di palestra... Insomma, non sono una cosa così che si dimentica facilmente, no, Anna? No, infatti, non so come si fa a decidere. Quando deciderò, te lo dirò. Allora, questa è una cosa ancora che non so fare, cioè non ho ancora fatto, e che sicuramente farò, però non so dire né come né quando. Quindi a un certo punto, però, l'idea di farla mamma... Sì, però, guarda, la mia idea non è solo quella di farla mamma, magari, è quella di farla mamma e poi appena possibile, tac, rientrare in gioco, però è un po' difficile, però l'hanno fatto anche altre persone. E l'unica cosa che in questo caso sarebbe forse che mio fidanzato mi lascia, ecco. Perché, ecco, è l'ultima cosa davvero, poi, come si fa a far combaciare la vita privata, l'aspetto agonistico? Tu giochi in Serie B1, quindi ad ottimi livelli, Anna, da tanto tempo... Gli impegni di lavoro, insomma, come si fa a mettere, ecco, gli allenamenti? Molto flessibili, e bisogna avere chiaramente una persona vicino che comprenda. Lui fortunatamente è sportivo, che lui è un tennista, quindi non ha l'impegno agonistico, però che lui ha i suoi impegni. Diciamo il nome anche di questo eroe, ecco. la cosa che probabilmente ci rende fortunati è il fatto che lui, avendo un par, il sabato e la domenica è impegnato e quindi automaticamente a me va di lusso, nel senso che nessuno dei due richiede la presenza dell'altro, ecco. Nel momento in cui andrò a rompere questo equilibrio ho paura se sarà qualche casino. Vabbè, però vedremo, dai. Sei stata molto simpatica, non avevamo dubbi, ci fa davvero molto piacere. Regista, riesci a salutarla con Vasco Rossi? La salutiamo con Vasco Rossi? Sì, dice di sì il nostro regista. Ti salutiamo con Vasco Rossi. Dicevo, comunque anche l'aspetto agonistico, Anna, giochi appunto nella Tecno Team appunto di Albese, Serie B1, periodo non brillantissimo, sabato giocate in casa, giusto Anna? Assolutamente sì, giochiamo allora in casa e vabbè, è chiaro che dopo tante vittorie ci possono stare delle sconfitte, ma poi si sa, dopo le sconfitte, insomma, dopo le discese, esatto, sono sempre le salite, perfetto, no? Perfetto, perfetto. Ecco. Allora ti auguriamo di tornare a sorridere con le tue compagne, ovviamente. Grazie mille. L'omaggio del nostro regista con un brano di Vasco Rossi, ti salutiamo con grande affetto e una risentirci a presto. Grazie davvero, grazie. Anna. Un bacione. Grazie, un bacione, ciao. Anche a te. Ciao, grazie. Ciao. Che ore sono? C'è chi dice qua, c'è chi dice là,
io non mi muovo. C'è chi dice là, c'è chi dice qua, io non ci sono. Tanta gente convinta che ci sia nell'aldilà qualche cosa, chissà. Quanta gente comunque ci sa. Va bene, grazie a Luca Tommasoni con Vasco Rossi per Anna Colonna, una delle nostre ospiti graditissime. Verica, adesso siamo rimasti con te, grazie anche di essere venuta a trovarci. Grande femminilità anche quindi oggi protagonista qui a Pianeta Donna. Quindi abbiamo già detto parecchie cose e dicevi che però la vita privata a volte diventa difficile da gestire, giusto, per chi fa sport agonistico, o bisogna, come diceva Anna, trovare dei compromessi. Devi trovare una persona che riesce a capire che quello che stai facendo è importante, quindi avere pazienza e anche che anche ti supporti psicologicamente, verità? Sì, anche perché ci sono dei momenti dove le cose non vanno bene, dove comunque hai in mano dei ragazzini, quindi non è una cosa così facile, e che ti sostenga nei momenti più faticosi. Ecco, quindi quanto invece provi soddisfazione nell'essere passata ad allenare le ragazze, dare gli stimoli giusti, le motivazioni giuste, trasmettere quello che tu insomma hai provato tanti anni fa, Verica? Ho iniziato con i piccoli, quindi ho fatto una bella gavetta con i piccolini, e i pianti, le cose. Appunto, e di fronte a quelle cose, come reagisce l'allenatore, l'allenatrice? Cattiva oppure comprensiva? Bisogna imparare a gestire i bambini in maniera diversa, devi cercare di capire quello che gli fa bene a loro. Io ho Eleonora, per dire che bisogna... Eleonora Clerici, Parlo di quelle Eleonora che la devo prendere in maniera da ruzzarla su, e invece magari Carola che bisogna dire brava amore, fammela qua, no scusa, quindi cercare, lo impari col tempo. Quindi ho iniziato a 21 anni con i piccolini, ho fatto la gavetta dei piccoli, dei medi, e coi grandi adesso devi avere un bel dialogo. Quante però ore essere sta? Decisa, perché quindi c'è, cioè, dialogo ma decisione, sì, Erika. Non diventare amica, esatto. Quello no. Quante ore stai in piscina? Io sto dalle 2 fino alle 6:30. Ti abbiamo strappato un po' prima oggi. Poi quando ho i master, faccio 3 sera a settimana più sabato mattina, fino alle 10 di sera. Quindi alleni anche gli uomini? Alleno i master, sì. Com'è il rapporto uomo-donna in questo caso? Tu allenatrice e loro... ho capito, tu comandi, però... E come? E loro? E loro fanno. Sì, ma è più divertente. Io con i master mi rilasso, onestamente. Poi io ho l'indole del comandare, probabilmente fa piacere, perché loro escono dall'ufficio e hanno qualcosa da seguire. Io rido molto e poi mi arrabbio molto anche. Ah, perfetto. Bello, bellissimo. Ma riesci a trovare, che so, una serata per uscire con le amiche per una birra? Per sì, dirti, oppure sì? Sì. Poi devo dividermi anche con mia figlia, perché... Come si gestisce una figlia diciottenne nel 2015 con internet, WhatsApp, Facebook? Ma io sono fortunata. Tu sei una, diciamo, dai, diciamocelo tutto. Vai a controllare? No. Sei sicura? Ti giuro. Libertà massima. Io non vado neanche a parlare con il professore. Libertà totale alla figlia? Oddio, che si chiama? Come si Luna. Chiama? Luna, bellissimo nome, bellissimo. Quindi no, io sono fortunata perché ho una figlia bravissima. Brava a scuola, mi viene a aiutare in piscina. A casa no, è un disastro, però non fa niente. E, no, non l'ho mai spiata, ma abbiamo un bel rapporto. Probabilmente l'ho avuta giovane e siamo più amiche. Allora, il regista dice che siamo già quasi arrivati al termine. Un peccato davvero, perché si poteva andare avanti. Come te la cavi a casa con i fornelli? Io benissimo. Benissimo. Quando voglia, però quando ho tempo, perché sennò... Vabbè, due grandi protagoniste oggi a Pianeta Donna: Anna Colonna della Tecno Team Volley, Verica Scorza, capo allenatrice della Comonuoto. Ci fa davvero piacere che sei venuto a trovarci, e anche Anna che ci ha parlato prima al telefono. Grazie al regista che ci ha assistito. Verica, magari torni ancora più avanti a trovarci. Va bene. Ci fa davvero molto piacere. Continua così, in bocca al lupo. Vediamo se riusciamo a sentire. Ci salutiamo qui con Lorenzo Fragola, tra poco c'è il GR. Grazie, Pianeta Donna finisce con questa bella canzone. Grazie.
is born without tide. Sun is up in the sky. We don't even know the reason why.